Ci sono molte cose in questa iniziativa del governo sul lavoro. Non soltanto il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle hanno preso la posizione che veniva detta adesso, anche diciamo, dei grandi quotidiani internazionali, fra tutti Le Monde e Financial Times, hanno rilevato come evidentemente ci siano delle misure all'interno di questo decreto del governo che evidentemente hanno a che fare con un incentivo alla precarietà. Mi permetta di dire due cose. Noi viviamo in un paese in cui ci sono, dicono i dati, 4 milioni di poveri e oltre 3 milioni di precari, soprattutto sono donne. Il Covid ha aumentato, fra l'altro, la dimensione del precariato in modo esponenziale. C'è una indagine che mi ha molto colpito, uscita sul New York Times, in cui si domandava a dei ragazzi diciamo fra i 18 e i 25 anni, quali fossero i due sostantivi che associavano al sostantivo lavoro. Sa qual è stata la risposta della gran parte degli intervistati? Hanno detto che lavoro lo collegano ad angoscia. Questa è una cosa che non riguarda solo gli Stati Uniti, riguarda anche noi. Il mondo del lavoro dai giovani è vissuto come fonte di terrore, di angoscia, perché non ha certezza, non ti dà gli elementi per costruire una vita, non ti consente di sperare in un futuro, niente e niente. Dentro questo provvedimento del governo c'è un qualcosa che riguarda i contratti a termine, che di fatto vengono prorogati e, diciamo, si creano dei meccanismi per cui le cause potrebbero essere aumentate. Si ripristinano i voucher. E poi mi faccia dire una cosa sul mondo del lavoro, perché ci tengo tantissimo. Allora, io tengo a far vedere questa immagine, che è l'immagine di Luana D'Orazio, che esattamente un anno fa, oggi, 3 maggio, anzi 2 anni fa, scusatemi, nel 2021, moriva stritolata da un telaio con delle responsabilità precise. Allora, mi fa dire che quando si parla di mondo del lavoro e fra l'altro il mondo della precarietà è molto limitrofo, non sovrapponibile, ma limitrofo a quello della scarsa manutenzione e della scarsa formazione sui posti di lavoro, fatemi dire che quando in questo paese verrà istituito l'omicidio per lavoro, cioè coloro che non provvedono alla corretta manutenzione dei macchinari e a mettere le persone nelle condizioni di poter tornare a casa la sera, lavorare, perché parliamo in sicurezza, di questo, certo. E ce lo dobbiamo mettere bene in testa, perché dal 1 gennaio del 2022 ad ora sono oltre 1200 i disperati che non sono tornati a casa la sera andando a lavorare. Ne è morto uno poche ore fa a Palermo, marocchino, finendo dentro un autocompattatore, e un altro poche ore fa a Barberino Valdelsa, finendo, diciamo, con il muletto dentro il vano montacarichi, e la lista potrebbe aumentare. Basta con i morti sul lavoro. Al lavoro si va per guadagnarsi da vivere, non per guadagnarsi da morire. Il 1° maggio il Consiglio dei Ministri ha varato un provvedimento che intanto prende soldi con un taglio del cuneo fiscale del 7% alla fine, e prende circa 100 euro al mese e li mette nella busta fino paga a 100 dei lavoratori. Euro, no, perché in realtà non abbiamo dettagli. No, fino a 135 euro la tabella di Repubblica. Ogni giorno ci sono 10 euro in cito più, Repubblica, poi vedremo alla fine. Cito Repubblica, fino a 135 euro. Quindi chi guadagna meno di 35.000 euro, e quindi stiamo parlando di operai, forze di polizia, insegnanti, impiegati, eccetera, quindi una vasta... ha 100 euro in più al mese da spendere per la propria famiglia. Quindi il dato positivo c'era, di precarizzare ulteriormente il lavoro. Non c'è, nessuno ha precarizzato il lavoro che c'era. È una cosa diversa, sono stati offerti degli strumenti flessibili per andare incontro ad alcune esigenze, soprattutto per categorie merceologiche o per alcune attività. No. I sindacati, anziché stampare bottiglie di spumante, sono andati in piazza a cantare, a ballare contro un decreto che dà soldi ai lavoratori. Allora, e la sinistra, anziché stappare bottiglie di spumante, critica un decreto che dà soldi ai lavoratori. No. Allora, in Spagna il governo Sanchez, fino a prova contraria, ha fatto una legge sul lavoro netta, radicale, fondamentalmente limitando il contratto a tempo determinato a una eccezione alla regola. E l'economia spagnola ha spiccato il volo. Com'è che in Italia il governo, che sia di destra, che sia di sinistra, che sia di centrosinistra, non riesce a fare l'unica cosa che andrebbe fatta, cioè limitare i contratti a termine, punto? Ci troviamo adesso nuovamente col governo Meloni. Il decreto che salta fuori un'altra fatto, volta. No, in parte. Appunto, però poi ci siamo fermati là, ci abbiamo provato, però poi è stato rimaneggiato troppe volte. Ma lo sa Gruber, ma si rende conto che qua siamo alla farsa kafkiana? I contratti a termine sono stati modificati in Italia, questa è la 13ª volta.
Ma com'è possibile che uno ci capisca qualcosa nel mondo del lavoro se per 13 volte ti cambio la norma? È chiaro che cosa subentra? Subentra quello a cui stiamo assistendo. Subentra che abbiamo una quantità di inattivi, ricordiamolo a chi ci ascolta, gli inattivi sono quelli che il lavoro non ce l'hanno ma manco lo cercano, anche perché si è ormai imposta una condizione di carattere emotivo per cui il lavoro è qualcosa che fa paura, non ci capisci niente. Allora, quando qualche governo in Italia comincerà a fare come il governo Sanchez in Spagna, veramente stapperemo la bottiglia che diceva Bocchino prima. Fino ad allora non sta, si stappa la bottiglia, si stappa al massimo la gazzosa. Calma, leggete bene i numeri. Il mondo cresce dello 0,1%, la Germania 0% di crescita, la Francia 0,2% di crescita, l'Italia 0,5% di crescita. Ma noi, per andare contro la Meloni, noi dico voi, per andare voi che non amate la Meloni, per andare contro la Meloni, fate credere che l'Italia non cresce. L'Italia cresce 5 volte il mondo, 2,5 volte la Francia, 5 volte la Germania e cresce più degli altri. Quindi ci è stato spiegato che la Spagna ha fatto una cosa meravigliosa sul lavoro ed è esploso il PIL. Non è esploso il PIL. Allora, il PIL non mescoliamo però crescita di PIL e crescita dell'occupazione. Noi abbiamo sia la crescita di PIL sia la crescita d'occupazione. I due dati dell'Istat dicono che noi cresciamo 5 volte di più rispetto al mondo va bene, e abbiamo più occupazione degli altri a marzo con 22.000 posti di lavoro in più. Questi sono i numeri, è inutile che voi cercate di girare qui non diciamo noi per favore. Per dire che Sanchez è bravo. Sanchez non è bravo. Fermo restando che io non sono qua a rappresentare alcun partito, ci mancherebbe, non rappresento nessun partito, ma il governo fa schifo. È ancora peggio. Come l'ho detto di tanti altri governi, guardi, di tanti altri. Devi avere il coraggio di dire io sono di sinistra, sono contro il governo Meloni e quindi sono di partito. Come l'ho detto di tantissimi altri. Lo scienziato, sinceramente, è uno con la testa nella tasca e col cuore dentro il simbolo del PD. Bassino, guardi, ho sempre detto cosa pensavo. Allora, no, non faccio, ognuno qui esprime la sua opinione senza che avere un cartello di partito. A meno che non venga tacciato di essere portavoce di qualcuno che evidentemente non sono, perché mi sono sempre esposto che fosse Draghi, fosse Conte, fosse Renzi, fosse Gentiloni, ho sempre detto quello che pensavo. Quindi, anche in modo molto critico, se non se lo ricorda vada a vedere e lo trova. Allora, sulla Spagna, io parlo di un parametro molto preciso e su questo, siccome le cose le ho lette e verificate, non mi può dare torto. Il parametro di cui io sto parlando è il parametro della quantità di contratti a tempo determinato che sono diventati contratto a tempo indeterminato. Che significa che una persona che ha 23, 24, 28 anni ed ha un contratto a tempo determinato, cioè ha un cappio al collo, con un contratto a tempo indeterminato compra casa, fa un mutuo, non ha bisogno dei genitori che garantiscano in banca e per lui, si costruisce una vita. Invece di chiacchierare di denatalità e di altre idiozie, bisognerebbe ragionare che tu una famiglia la crei e i figli li fai se c'hai qualcosa su cui costruirlo. Questo è il punto. Intanto non è vero, è sbagliato anche questo, perché i dati non sono studiati bene. Il tasso di fecondità delle donne spagnole è 1,23. Abbiamo detto che non possiamo paragonare il tasso di fecondità delle donne italiane è 1,24, quindi si fanno meno figli in Spagna che in Italia. Quindi sono tutti i numeri. Ma l'ho detto io che se c'è una situazione maggiore stabilità per l'Italia sta andando bene. Sì, sta andando benissimo. Bisogna ammettere che l'Italia sta andando bene. Ma non c'è nessun problema da ammettere, siamo tutti felici. Il PIL sale. Non facciamo una Quindi non dipingiamo uno scenario che non esiste. Sono 6 mesi che sembra che stanno arrivando le cavallette. Va tutto bene, i numeri vanno benissimo. Non lo so, tu ti sentirai una cavalletta. Noi qui non abbiamo nessuna cavalletta. Un altro tema che ha fatto molto discutere è questo video spot che Giorgia Meloni ha fatto il 1° maggio, e quindi questo video spot girato a Palazzo Chigi e che ha evitato alla Premier di fare una conferenza stampa con le domande dei giornalisti, per quello che su questo decreto lavoro abbiamo tante incognite, perché ancora mancano tanti dettagli e tante risposte a tante domande. Allora, le polemiche che ci sono state tra il ministro Crosetto, che ha attaccato le parole del fisico Rovelli. Siamo alle solite classiche polemiche che succedono a ogni concerto del 1° maggio, oppure questo governo è più allergico di altri alle critiche? Media Monitor ci rivela che nei primi mesi del governo Meloni
la visibilità del Premier e dei partiti di maggioranza in televisione era tale che, Media Monitor attesta, il nome di Giorgia Meloni veniva fatto mediamente una volta ogni 4 minuti sia in televisione che in radio. Ricordiamoci, peraltro, Bocchino se lo ricorda, era il lungo periodo prima della Schlein, in cui fondamentalmente uno dei primi partiti di opposizione non aveva un riferimento, non era. Per cui c'era, diciamo, una luna di miele anche mediatica, per cui, d'accordo, Meloni for president e non solo, ormai president, a tutte le ore in tutti i modi. Osservatorio di Pavia, incontestabile, no? Osservatorio di Pavia ci dice che allo stato delle cose, esposizione dei partiti di governo e di Giorgia Meloni sulle reti RAI 70%, 70%. Allora, ora non mi si può venire a dire che se io parlo al 1° maggio in televisione o Rovelli dice una cosa o a Sanremo succede una cosa, improvvisamente in questo paese c'è un problema perché improvvisamente siamo diventati tutti comunisti. Smettetela di rompere le scatole su questa cosa perché vi fate ridere dietro. Se l'Osservatorio di Pavia dice che per il 70% la compagine di governo è presente nelle reti RAI, d'accordo? E che la Premier nei primi mesi veniva citata una volta ogni 4 minuti, non credo che ci sia così questo grandissimo problema se, allora, io o Rovelli parliamo al 1° maggio.